Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Con lo smart working Milano non conviene, al sud la famiglia e abbatto le spese. Le storie di chi ha lasciato il nord e pensa a non tornarci. Non sento la mancanza della metro, qui ho la mia famiglia. Ilaria è una interna alla Auditor che lavora per Operari, una società di consulenza milanese. Durante il lockdown ha lavorato in smart working vivendo da sola a Milano. Da fine maggio però lo smart working si è trasformato in soft working ed è potuta tornare nella sua regione d'origine, la Calabria, grazie anche a un contributo per il viaggio offerto dalla sua azienda. Anche la sua collega Marta è tornata in Sicilia. Qui, insomma, ha ritrovato gli affetti e anche il mare. Coronavirus, mai così tanti nuovi casi dal 14 maggio, sono 947 nelle ultime 24 ore con 5.500 tamponi in meno di ieri. Salgono i ricoveri, un più 36, crescono i contagi nonostante siano stati effettuati circa 5.500 tamponi in meno rispetto a giovedì. Lombardia, Lazio e Veneto oltre i 500 infetti, decedute 9 persone. Negli ultimi 5 giorni sono stati 3.150 i nuovi casi, la scorsa settimana sempre da lunedì a venerdì erano stati 2.243, 4 settimane fa erano 1.156. Zingaretti e Salvini se le danno a distanza. Il segretario Dem dice Covid, con lui sarebbe stata un'ecatombe. Il leghista risponde, lui la catastrofe. Il numero uno del Nazareno in tour elettorale a Pisa per sostenere il candidato alla regione Giani si è detto testimone oculare delle catastrofi amministrative che si determinano nelle città quando la destra vince. Secondo il leader del Carrocci invece le ultime sconfitte elettorali del PD sono la dimostrazione che quel partito non piace agli italiani, a partire dallo stesso segretario. Regionali in Puglia, Forza Italia candida l'ex assessore di Emiliano, eppure il consigliere indagato col governatore arrestato nel 2019. Il commissario regionale dei Berlusconiani dice da oggi inizia una dura battaglia per mandare a casa il centro-sinistra che negli ultimi 15 anni ha distrutto l'agricoltura. Ma candida l'ex assessore alle politiche agricole del presidente di centrosinistra, Leo Di Gioia. In lista anche Napoleone Cera, consigliere uscente e figlio dell'ex deputato UDC Angelo. I due sono finiti ai domiciliari, poi revocati per tentata concussione e uno dei filoni dell'inchiesta sul governatore del PD. Incinta di 6 mesi muore insieme al bimbo 2 giorni dopo essere stata dimessa, inchiesta della procura. Speranza manda lì gli ispettori. Una donna di 34 anni è morta al 6° mese di gravidanza nel reparto di ginecologia dell'ospedale di Cosenza. Con la giovane è deceduta anche il bimbo che portava in grembo. Lunedì la giovane si era presentata al pronto soccorso accusando dolori addominali, dissenteria, vomito, ma dopo una visita i medici l'avevano dimessa. Notizie da Napoli e dalla Campania. Elezioni comunali 2020, rush per le candidature, PD 5 Stelle e Intesa last minute a Giugliano. Sono 28 comuni al voto in provincia di Napoli, chiamati a rinnovare il Consiglio Comunale il prossimo 20 e 21 settembre. Di questi 18 contano più di 15.000 abitanti e pertanto potrebbero finire al ballottaggio il 4 ottobre, mentre per gli altri 10 l'appuntamento elettorale si esaurirà al primo turno. Covid a Napoli, Cardarelli off limits, pronto soccorso assediato dai familiari dei pazienti, oltre 300 pazienti nel padiglione del Dipartimento Emergenza del Cardarelli, altri 60 in sovrannumero ricoverati in letti tecnici in osservazione breve, vero e proprio reparto polmone del pronto soccorso dell'ospedale Collinare, senza contare l'area di emergenza e urgenza dove ci sono altre decine di pazienti distribuiti nei vari codici e di gravità. Per ognuno di loro c'è almeno un parente in attesa che chiede di avere notizie. Con il Covid nessuno può cedere nelle corsie. Un'eventuale diffusione del coronavirus avrebbe infatti effetti disastrosi sulla corretta routine ospedaliera e su operatori e malati, ma intanto fuori dalla mura dell'ospedale si creano assembramenti e caos. Notizie dalla Puglia. Bari, neonato contagiato dal Covid e ricoverato all'ospedale Giovanni XXIII. C'è anche un neonato ricoverato precauzionalmente all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, tra i 14 nuovi contagiati di coronavirus scoperti nel barese nelle ultime 24 ore. Il piccolo, secondo quanto afferma il DG dell'ASL Bari, Antonio Sanguedolce, è in condizioni stabili.
Bari, San Paolo, continuano i cattivi odori, le segnalazioni dei cittadini proseguono nonostante le proteste avviate da tempo, le segnalazioni dei cittadini che sono costretti a tenere le finestre chiuse nonostante il caldo estivo per evitare di respirare i cattivi odori di cui non si conoscono ancora le cause. L'ormai famosa puzza di gamberoni andata a male, vero e proprio incubo delle notti del quartiere. Notizie da Treviso e dal Veneto. Il problema sono i genitori, tengono a casa i figli malati, appello delle mamme nel Trevigiano, troppi bimbi in classe in presenza di sintomi influenzali. Coordinamento delle famiglie, scrive a Mattarella per chiedere il ritorno in aula. Palù Treviso ormai è un caso, ma un nuovo lockdown sarebbe una catastrofe per intere generazioni. Il virologo, professore emerito all'Università di Padova, ha detto che l'età media si è abbassata a causa di discoteche e movide. L'epidemia dilaga, 82 contagiati in 24 ore, a Treviso torna l'incubo di nuove chiusure. Gli ospedali del capoluogo di Vittorio contano 22 ricoveri, uno in rianimazione. Benazzi ha detto che bisogna blindare i confini. A Treviso via il test sierologico per 18.000 dipendenti della scuola, insomma, dove si farà lo screening. Coloro che non fossero nelle condizioni di poter effettuare il test presso il proprio medico di famiglia potranno recarsi presso uno dei punti ad accesso diretto attivati dall'URSS 2 lunedì 24, martedì 25 e lunedì 31 agosto, fino poi arrivare a domenica 6 settembre. Turisti rientrati dalla Croazia, 35 nuovi positivi in 24 ore nella Marca Trevigiana, Zaia dice dati preoccupanti, isolamenti raddoppiati dalla fine del lockdown, nei 4 mesi ospedali dell'URSS 2 saranno potenziate le capacità di test ai vacanzieri. Bene, passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia, ma diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. In data 21 agosto 2020, la Giunta regionale Friuli Venezia Giulia ha deciso di aumentare i contributi regionali per l'acquisto dei carburanti per autotrazione nei comuni zona 1, ovvero i comuni svantaggiati o a contributo maggiorato. Fino al 30 settembre, in quei comuni, i contributi saliranno a 29 centesimi al litro per la benzina e a 20 centesimi per il gasolio. Per tutti gli altri comuni rimane la quota di 14 centesimi al litro per la benzina e 9 per il gasolio. Resta confermato lo sconto aggiuntivo di 5 centesimi per le auto ibride. L'ulteriore incremento alle agevolazioni, già in vigore dal 2010, è stato disposto per alleviare le difficoltà economiche imposte alle famiglie dalla pandemia e partirà già dalla prossima settimana, non appena saranno ultimate le interlocuzioni con le associazioni di categoria e i gestori degli impianti di rifornimento del carburante. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Sai. Bene, passiamo alle altre notizie che ci giungono dal Friuli Venezia Giulia. Sui migranti troppo rumore, troppa strumentalizzazione. Mario Morcone, già capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, commenta la situazione in Friuli Venezia Giulia alla luce della ripresa della rotta balcanica. Sui migranti in Friuli Venezia Giulia si sta facendo troppo rumore, l'errore più grande è la strumentalizzazione del tema a fini politici e di acquisizione del consenso. Lo dice a Telefriuli Mario Morcone, già capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, incarico che assunse in sostituzione dell'attuale numero uno del Viminale, Luciana Lamorgese. Casi più che raddoppiati, ma resta bassa l'ospedalizzazione. Riccardi commenta gli ultimi dati sui contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Nel mirino migranti, lavoratori stranieri, movide e ferie all'estero. Migranti, badanti e lavoratori stranieri, con regionali in rientro dalle vacanze all'estero, frequentatori di discoteca, sono queste le quattro categorie sulle quali si concentra l'attenzione, visto il 30 dei contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Sono 36 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, un numero più che doppio rispetto al giorno precedente. Sorpreso a tagliare le gomme dell'auto in sosta, un triestino classe 73 è stato denunciato dalla Polizia di Stato. Verso le 5 della mattina la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per danneggiamento aggravato e per il possesso ingiustificato di un oggetto atto a offendere un triestino del 1973. Senza apparenti motivi l'uomo ha forato con un coltello, poi sequestrato, le gomme di alcune vetture in sosta in via Giulia, sul posto l'equipaggio delle volanti.
con l'auto contro il muro di una casa, due feriti, incidente nella notte a Villanova di San Daniele, grave una ragazza chiamata di emergenza nella notte in via Fratelli Pischiutta a Villanova di San Daniele del Friuli per un incidente che ha visto due persone coinvolte. Conducente di una vettura, dopo aver perso il controllo, è andato a impattare sul muretto di un'abitazione. Feriti un uomo e una ragazza. Fuga di migranti dalla Caverzarani e dalla foresteria di Trigesimo. La maggior parte degli stranieri sono già stati rintracciati dai militari dell'arma e denunciati. I carabinieri della stazione di Maiano sono intervenuti nella notte a Trigesimo nella foresteria del castello, dove il personale della Croce Rossa ha segnalato l'allontanamento di tre cittadini stranieri, due pakistani e un afghano, che sono scappati pur dovendo terminare il loro periodo di quarantena. Hanno scavalcato il muro di recinzione. Due di loro sono stati rintracciati e riaffidati alla struttura. Il terzo ha fatto perdere le sue tracce. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.